Eccoci qua, buonasera a chi ci segue, nuova puntata di Sentiamo la Sua e ospite di questa puntata, naturalmente, il neo segretario del PD, Piero Alessi. Alessi, grazie intanto di aver accettato il mio invito. No, grazie a te che l'hai rivolto. No, io come le do del lei, però la nostra amicizia forse ci consente di interloquire con il tu, perché è più semplice. D'accordo. Beh, insomma, allora, caro Piero, un ruolo molto importante, c'è stato questo cambiamento, perché io aggiungo con Stefano Giannini, può darsi qualcuno ha detto c'era stato il cosiddetto ricambio generazionale, io faccio parte della categoria di quelli che magari non sono, non tutti sono d'accordo, che il ricambio generazionale è come una sorta di foglia di fico. Perché generazionale? Io trovo che la gente che è anche un po' avanti con gli anni, se è giovane dentro, esprime tutta la sua gioventù. Lei non so se è d'accordo, se tu sei d'accordo. No, io sono d'accordo su un punto, cioè credo che, come dire, le scelte vadano fatte sui progetti. Appunto. Vadano fatte sulle idee. E le idee possono essere giovani e possono essere vecchie. Ma se le idee sono giovani... E su quelle bisogna esprimere un giudizio, sulle idee, sul modo di lavorare che si vuole imprimere, e credo che su questo si sia discusso e su questo si sia presa una decisione. Fermo restando che un cambiamento all'interno di una forza politica, come all'interno di una qualunque organizzazione, sta nella logica delle cose, non è un dramma. Tra l'altro abbiamo vissuto un congresso che non ha avuto fasi drammatiche, è stato vissuto in un clima molto sereno, direi appunto quasi amichevole, su due punti di vista che non mi sono apparsi, per la verità, radicalmente diversi. Non sono paralleli, insomma si incontrano. Ma si incontrano, direi che ci sono moltissimi punti in comune, quindi direi che il partito ha voluto fare, il corpo maggioritario, diciamo, del partito che si è espresso, ha voluto fare una scelta più che sui principi, diciamo, generali, sui quali, ripeto, c'è una concordanza di vedute, sulle modalità con cui si spera che questi principi poi vengano poi messi a terra, messi in campo e così via. E forse si è voluto in questa fase, dal momento che stiamo anche a 2 anni dalle prossime amministrative, esatto, mettere in campo un'esperienza. Io la metto a disposizione, tra l'altro senza... Certo. No, 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 poi... Tra l'altro è la mia davvero... È un'azione di volontariato puro. È un'azione, conoscendoti, e poi tutta Cinecchia ti conosce, sappiamo benissimo, non c'è neanche bisogno di dirlo, che se qualcuno magari la pensa diversamente vuol dire che sta in malafede. Per quanto ti riguarda, questo non lo dico per piaggeria, ma perché ti conosco. Grazie. Che di cosa ha bisogno, soprattutto per cambiare, per avere una forza propulsiva maggiore, il PD secondo te? Il partito deve, secondo me, spalancare le porte, la prima questione, deve spalancare le porte, entrare di più nella città, in mezzo alla gente, ma soprattutto la gente deve riuscire a riconoscere il partito come un luogo nel quale viene ascoltata e un luogo nel quale possibilmente vengano risolti i problemi che pone. Non è facile, lo so, però... Questo secondo me deve essere, la gente deve venire, ma io penso anche alle tante vertenze aperte, no? O anche ai tanti problemi, ai tanti bisogni che le persone esprimono. E mi chiedo, ma perché questi bisogni, queste vertenze, talvolta non incontrano proprio la sede del Partito Democratico, che pure può mettere a disposizione competenze, intelligenze, esperienze, passione, e perché evidentemente è colpa nostra, nel senso che non ci apriamo sufficientemente e non andiamo ad incontrare le persone là dove stanno. Ecco. Questo è il primo impegno che dovremmo assumere. Questo è accaduto, no? Ti ricordi, c'era per esempio, anzi ti ricorderai benissimo, no? In occasione delle recenti proprio elezioni nazionali, quando c'era il detto, il PD prende i voti ai Parioli, per dire Roma, però nelle periferie ha perso il contatto. È un po', veramente, forse c'è qualcosa di vero, o molto di vero. È successo, no?
un Civita certo... Vecchia dici? No. In generale, forse sì. Sì, diciamo che talvolta si è persa la connessione anche con i ceti popolari, che pure era molto forte, no? Una Civitavecchia però ne ha bisogno forse. E a Civitavecchia ha bisogno di questa connessione, ha bisogno che noi ritroviamo proprio un dialogo con le persone finalizzato, ripeto, ad ascoltare e anche a mettere a disposizione noi stessi per cercare di risolvere i problemi. Cioè, ripeto, se ci sono vertenze, noi dobbiamo stare lì, dobbiamo stare in mezzo alla gente. Se ci sono operai che soffrono perché hanno delle condizioni di precarietà, noi dobbiamo stare lì. Se ci sono i commercianti che soffrono perché hanno delle situazioni che non vengono risolte da, purtroppo, l'immobilismo talvolta che incontrano nelle amministrazioni, debbono trovarci lì, a disposizione, perché questo è il ruolo che credo che debba avere un partito. Civitavecchia è reduce da 7 anni e mezzo, perché i 2 anni e mezzo attuali, più i 5 dei pentastellati. Da 7 anni e mezzo che, io credo che il PD debba cavalcare un po' la tigre di riprendere un po' una certa foga per ottenere qualcosa di concreto. Guarda, a parte quello che dicevo prima, quindi l'esigenza che noi si torni in mezzo alla gente e che quindi si recuperi questo rapporto, questa connessione, e poi penso che ci debba essere alla base di tutto una visione, cioè un progetto che poi si possa condividere con altri per determinare quelle alleanze che altrimenti non si spiegano. Perché mi devo alleare con te? Perché io e te la pensiamo nello stesso modo circa una serie di soluzioni che potrebbero essere utili alla città, alle persone. E allora quello diventa per me l'elemento discriminante anche per le prossime amministrative. Quindi lavorare già da subito per la costruzione di un progetto che abbia una visione per il futuro della città. Io personalmente, ma anche come partito la stiamo costruendo, crediamo di averla. E il punto nevralgico di questa visione è risolvere il problema della presenza produzione di energia elettrica sul territorio. Questo ne ci torneremo, però vedi, caro segretario, il Rosatellum purtroppo è quello che è, e oggi da soli probabilmente, anzi sicuramente, non si va da nessuna parte. Quindi le coalizioni sono determinanti per cercare di ottenere qualcosa, allora, o quantomeno... Perfetto. Sulle coalizioni. Allora, io ti dico e ti ripeto, per me il punto discriminante sarà il progetto. Ovviamente lo sarà anche il perimetro, perché, voglio dire, la gente deve avere anche chiaro che non siamo tutti uguali, che c'è un centrodestra che fa le sue politiche e c'è un centro-sinistra che fa le sue politiche. Ovviamente io non ho l'idea di un campo ristretto per cui ci si chiude all'interno del guscio, non ho pregiudiziali per la verità nei confronti di nessuno, soprattutto le ho soltanto, diciamo, molto forti, ma sono pregiudiziali politiche che credo che debbano avere anche gli altri nei confronti delle formazioni di centrodestra. Cioè, voglio dire, se hai fatto una scelta di campo di quel tipo è chiaro che con noi non ci si può alleare. Questa è la mia opinione. Per il resto io non ho pregiudizi, francamente, nei confronti di... Questo è molto importante. Cioè, ci misuriamo sul programma. Ti dirò una cosa, però, per come la vedo io, è necessario avere un programma, un progetto per le prossime amministrative, ma dovremmo avere anche un codice etico. Perché la gente, credo che alla gente non si debba dire quello che si vuole fare, ma anche come lo si vuole fare. Nel senso che debbono sapere che noi ci impegniamo a determinate condizioni di trasparenza, di pulizia, di rigore, di moralità, eccetera, eccetera. Parole molto importanti. Deve essere un codice etico, che secondo me deve vedere insieme queste forze che poi si riconosceranno in un programma, in un progetto comune. Sono parole molto importanti. Caro Piero. Ci riusciremo, questa è desiderata, caro lo vedremo. Piero, ma una città che orgogliosamente, almeno soprattutto da parte di un certo mondo, soprattutto e esclusivamente dal mondo della sinistra, era considerata una città, la nostra, orgogliosamente, ripeto, di sinistra. Ma improvvisamente questo cambiamento. Tu, come così, qual è il tuo pensiero per quanto riguarda questa metamorfosi che è pure abbastanza sorprendente, no? Io penso è diventata una città di destra, Civitavecchia? Ma guarda, io penso che
adesso non la darei così per scontata questa cosa. No. Sommerei due elementi. Uno, evidentemente, perché non è che voglio dare, evidentemente ci sono stati anche degli errori che abbiamo scontato noi nel rapporto con le persone, e questo è fuori discussione. Però c'è anche un secondo aspetto di carattere sociale che forse andrebbe esplorato meglio, cioè quanto è cambiata la città, quanto è cambiato proprio il... cioè, abbiamo purtroppo tutti e due i capelli bianchi, per cui cioè, abbiamo conosciuto... Io sono più anziano di te. Abbiamo conosciuto una città nella quale, che ne so, alcuni criteri di solidarietà erano molto forti, alcuni gruppi sociali erano molto coesi, e quindi quella, voglio dire, questo sistema probabilmente si è lentamente andato modificando, in peggio per certi aspetti, quindi molto, anche la perdita dell'identità, molto, che tutto sommato Civitavecchia aveva, aveva un'identità abbastanza forte, e che noi abbiamo smarrito, cioè, e da questo punto di vista la presenza delle centrali non ha aiutato, forse è stato un elemento di corruzione dei comportamenti, delle coscienze, del corpo sociale. Quindi sì, c'è stata una modifica, e la modifica ha spinto verso destra. Questa è una lettura molto superficiale, se la tua andrebbe approfondita, ma... Ma certo, va approfondita. La tua elezione, perché tanto avremo occasione anche di altri incontri, sicuramente, se ce lo consentirà questa emittente della quale io sono un ospite come te. Quindi, però il discorso energetico, tu l'hai toccato, e tu diventi segretario proprio alla vigilia di qualcosa di molto importante che sicuramente ci troveremo a dover proprio a respirare, a metabolizzare in maniera proprio, addirittura io non so neanche più che termine usare. Io ti devo dire, Piero, che quest'estate, la scorsa estate, ho assistito al tuo intervento durante la festa dell'Unità al Parco della Resistenza, un intervento, permettimi di dirtelo, maiuscolo e di complimento. Però siamo alla vigilia della riconversione a gas che sia stata stabilita. Dopo poi ti dirò qualche altra cosa. Allora, ecco, certo, essere nominati, eletti segretari alla vigilia di un avvenimento così importante che coinvolgerà tutta la cittadinanza, comporta un impegno molto molto gravoso. Allora, su questa cosa ti dico come la penso in maniera netta, sì, in modo che non ci siano nemmeno equivoci di interpretativi. Sì, certamente il periodo non è quello più, diciamo, più comodo e più favorevole. Periodo impegnativo. E non so come questa battaglia finirà. Però io so che questa è una battaglia che va fatta, perché è la questione centrale attorno alla quale ruota quella che può essere la speranza di una modifica del progetto di sviluppo per la città. Ora, io non solo sono, voglio essere chiaro su questo, non sono contrario alla realizzazione di una centrale a gas, ma lo sono non esclusivamente per ragioni di carattere ambientale, tanto per essere chiari, anche per ragioni di carattere ambientale, la CO2 eccetera eccetera. Certo, cioè, io penso che vadano, ecco, la dico così, la dipendenza dai combustibili progressivamente fossili, smantellate tutte e due le centrali, Torre Valdaliga Nord e Torre Valdaliga Sud. Vanno liberati quei siti, ovviamente garantendo i livelli occupazionali, con un progetto che va costruito a livello di governo, perché altrimenti quei lavoratori, se non si interviene in questo modo, rischieranno progressivamente di perderlo il posto di lavoro. Certo. E dobbiamo intervenire energicamente in questo modo. Allora, liberare quei siti, bonificare quei siti, che significa tanto lavoro, realizzare un progetto per l'utilizzo di quei siti. Scusami, il guaio è che a quei lavoratori nessuno glielo dice, però, quello che stai dicendo tu. Se si rimane fermi, loro rischieranno di perderlo progressivamente. Questo va sottolineato. Perché anche l'idea proposta recentemente dall'ENE, dice, ma dai, noi facciamo la centrale a gas, però la teniamo chiusa. Peggio. Per cui, oltre ad occuparmi il territorio, riduci sicuramente ulteriormente l'occupazione. Ma io sono contrarissimo a questa ipotesi. Infatti, ripeto, la mia posizione non è solo riferita all'aspetto ambientale, perché a noi con l'aspetto ambientale
ci hanno praticamente costretto a subire per 70 anni la presenza delle centrali, perché prima era ad alto tenore di zolfo, ma adesso la facciamo a basso tenore di zolfo, per cui riduciamo l'inquinamento, poi da basso tenore di zolfo, ma sai come è successo con Torre Valdarica Sud, facciamo il gas, per cui ne guadagnate sotto, il problema, sotto il profilo ambientale. Anche il carbone l'hanno venduto ed effettivamente come un miglioramento delle condizioni ambientali, perché passavamo dall'olio combustibile al carbone. E poi scusami, cioè se noi ci fermiamo all'aspetto ambientale, poi si troveranno le forme per dirci guardate che noi miglioriamo la condizione attuale, ma il problema non è solo quello, è che hai occupato da 70 anni un territorio e che forse è arrivato il momento di decidere noi quello che vogliamo fare. E poi mi permetto di dire, non so, e tu naturalmente contesta pure quello che dico, se perché per carità, che tutto questo ha provocato poi la guerra tra poveri. Questo è il discorso. Certo. Per cui questa cosa assolutamente va affrontata e non si sta affrontando. Perché, voglio dire, si stanno facendo molti, forse troppi anche, consigli comunali in cui si parla della questione. E io credo che forse sarà arrivato il momento di far tacere un attimo, di chiuderla con le parole, di parole che sono state dette anche troppe, e di passare ai fatti. E io lancio la proposta di una giornata, spero che venga accolta, promossa dal Consiglio Comunale, non da una parte, ma dal Consiglio Comunale, che è l'assise rappresentativa di tutta la città, una giornata di mobilitazione, con quale obiettivo? Quello proprio di costruire un tavolo di discussione vero a livello di governo, perché altrimenti non ne usciamo, dove ci sia il governo o la Presidenza del Consiglio o il Ministero per le Attività Produttive, la Regione. E qui veniamo all'altro aspetto, e non il comune di Civitavecchia, ma possibilmente i comuni dell'area di Civitavecchia. Cominciamo a ragionare uscendo fuori da un'ottica municipale, e questo anche per la costruzione di un progetto di sviluppo, e ragioniamo invece in una dimensione che è territoriale. La presenza delle centrali, se è un problema per noi, ma lo è anche per Tarquinia, per Santa Marinella, per Tolfa e Allumiere che stanno dietro di noi. Allora io credo che tutta questa partita andrebbe affrontata insieme in una dimensione territoriale. Certo. E poi qua mi pongo la questione, ma saremo in grado di farlo? Cioè l'attuale classe politica sarà in grado di farlo? E questo è il problema grosso sul quale il Partito Democratico dovrà lavorare. Ho capito, tu mi dai là per poter fare una considerazione, al di là del fatto, speriamo che poi il Consiglio Comunale di ieri non sia sempre il solito festival, tra virgolette, del bla bla bla, perché poi siamo abituati a questo. Io però volevo così sottolinearti una cosa. Sai benissimo che La Spezia è il primo comune che viene fuori che dovrà fare. E allora c'è stata subito la sortita del sindaco Pierluigi Paracchini, di destra, perché con il Consiglio Comunale giunta di destra, che ha dichiarato proprio testualmente, te lo leggo, esprimerò parere contrario quando sarà convocata la conferenza dei servizi al Ministero per l'eventuale autorizzazione del turbogasse. Ci batteremo in fondo per tutelare il Golfo dei Poeti. Fin d'ora studieremo per impugnare la valutazione di impatto ambientale. Noi ci abbiamo una giunta di centrodestra, un assessore all'ambiente che si preoccupa giustamente, viva Dio, dei parchi, ma preoccuparsi dei parchi mi sembra un atto dovuto, perché se tu ti preoccupi nemmeno dei parchi, vorrei sapere che cosa stai a fare come assessore all'ambiente. Un sindaco che addirittura fa parte della segreteria nazionale della Lega. Quindi, diciamo, un pezzo molto importante, non è uscita ancora una parola contro questa possibilità della riconversione a gas di Torre Notte. C'è proprio, come si dice, cadure le braccia che cadono per terra. Piero. Ma io non aggiungo una parola a quello che hai detto tu. No, io l'ho letto. Aggiungo una parola anche sul giudizio che dai, che è esplicito, nemmeno implicito, cioè il giudizio di un immobilismo della città che rischia di condannarci ancora una volta a subire quello che altri decidono. L'immobilismo c'è su due fronti.
c'è sul, sia sul fronte della protesta, dove appunto noi dormiamo, cioè è una città dormiente, per responsabilità di chi dovrebbe un attimo attivare, no, tutte le forze che possiamo mettere in campo. Quindi c'è il fronte della protesta e anche quello della proposta, anche lì c'è il mobilismo, perché non si sta facendo nulla per costruire delle, a iniziare a costruire delle alternative. E poi la gente non ti crede, nel senso che dice sì, molti possono dire ma vabbè voi lottate contro le centrali, ma poi dopo che ci rimane, ma noi abbiamo il petrolio sotto i piedi, noi abbiamo il petrolio sotto i piedi, come gli arabi del deserto, che avevano il petrolio però non lo sapevano. Non lo sapevano, e noi, la stessa cosa, noi abbiamo il petrolio, perché abbiamo una costa che è straordinaria, è bellissima, abbiamo i monti della Tolfa, abbiamo Cerveteri, abbiamo Tarquinia, abbiamo la civiltà etrusca qua nel territorio. E ci abbiamo, che ci mettiamo il cappotto 3 giorni all'anno. Abbiamo un clima straordinario, perché siamo stati baciati dalla natura. Ecco, esatto. E ci abbiamo un porto che è rilevantissimo di carattere ormai nazionale ma anche internazionale. Stiamo a pensare centrale, ma noi dobbiamo potenziare il porto, il nostro porto, il porto di Roma, il porto della capitale d'Italia, che sta dando delle cose ma sta dando molto meno di quello che potrebbe dare. E qui si ritorna a quello che dicevi all'inizio, la visione. Ecco la visione, ed ecco questo il compito che deve avere assolutamente un politico. Ma insomma, che cosa vuol dire politica? Una volta si sapeva, è lungimiranza la politica, o no? Sbaglio. Io forse sono, sai, terra terra, per carità, però se sbaglio correggimi. No, io non ti correggo, nel senso che penso che sia appunto la politica, il governo della polis, il governo la polis, della città, il governo, voglio dire, quindi dei bisogni. Per me è un servizio, dico questo, certo. Per me la politica essenzialmente è un servizio. Per molti è un ascensore, ma io non la interpreto così, un ascensore sociale, no? Beh. Per cui l'opportunità magari di fare delle cose, per me non è questo. Per me la politica io la interpreto come un servizio, è il volontariato poi fondamentalmente. Uno sceglie di fare volontariato perché ha una visione del mondo, che non è solo una visione della città, perché io ho una visione del mondo. Nel senso, io come tanti altri, voglio dire, che fanno politica, mica solo io ovviamente, lo dice la parola c'è una visione del mondo, vorremmo delle vorremmo che questo mondo venisse cambiato su tutta una serie di profili, no, e quindi anche la città venisse... Ma Piero, se lo dice la parola stessa, uno si candida per mettersi al servizio della città. Molto spesso non è così. Tu vedi no, molto spesso, ormai non è così. Vabbè, io ancora spero ottimisticamente che ci sia... Sono tanti che invece si dedicano appunto alla politica con passione e considerandola appunto come uno strumento di servizio per cercare di migliorare le condizioni di tutti, a livello cittadino ovviamente le condizioni dei cittadini, a livello nazionale quelli del paese e poi anche del mondo. Senti, in cui viviamo. Senti, la tua robusta esperienza, uso proprio questo aggettivo perché se dicessi lunga dici Madonna quanto sono vecchio, invece non sei assolutamente vecchio. Ma robusta esperienza in fatto di amministrazione locale. Ma dopo 2 anni e mezzo, essere arrivati al 4º rimpasto, ecco, cosa significa secondo te? Guarda, sì, adesso io... Io l'ho scritto! Allora, significa innanzitutto che non fai le cose, perché obiettivamente, tu c'hai un assessore che ogni... 5 mesi, 6 mesi, cambia, quell'assessore non ha nemmeno capito dove si trova e quello che deve fare, perché ci vuole tempo. Il lavoro amministrativo è un lavoro complicato, è vero che dietro c'hai una macchina di persone che comunque sanno fare le cose, ma tu dovresti dare l'indirizzo, no? Dovresti indicare qual è la strada da percorrere, perché è quello il compito del politico. Ma se ogni 5 mesi cambia l'assessore... È evidente che tu c'hai una città che alla fine è destinata a quell'immobilismo che dicevamo prima, che non c'hai nemmeno il tempo di imparare le cose. E poi c'è un'altra considerazione che mi viene da fare, è che anche in quella circostanza, quindi non solo sul piano economico subiamo le scelte di altri, no? Ma anche sul piano politico. Per cui alla fine quello che appare di tutta evidenza è che questi rimpasti non sono frutto... a parte che sarebbero sbagliati comunque, ma non sono frutto di dinamiche locali, ma sono frutto di dinamiche regionali o addirittura nazionali, per cui si interviene
no? Sul territorio, imponendo determinate scelte per una serie di equilibri e poi diventa un valzer per cui uno che faceva una cosa poi ne fa un'altra, poi ne fa un'altra, è un modo di amministrare la città che non può portare risultati positivi per le persone. Questo è, a me pare fuori discussione. Beh, è proprio paradossale, no? Poi voglio dire, sai, puoi fare una volta un rimpasto, lo puoi fare, nel senso che vedi che degli assessori non funzionano, li cambi. Ne fai quattro di rimpasto. Certo. Beh, forse qualche problema se qualche problema c'è. Senti Piero, è arrivato il momento, naturalmente tu siccome adesso organizzerai la nuova strategia, perché in questo caso si tratta pure di strategia, di dare un po', di imprimere all'opposizione, ai tuoi consiglieri comunali, un po' un'azione un po' più incisiva. Secondo me il gruppo consigliare agisce in maniera incisiva. È agito in maniera incisiva. Il problema è che al gruppo consigliare deve essere dato un supporto che è un supporto della gente, e questo in qua deve intervenire e devono intervenire i partiti, in sostanza. Devono aiutare il gruppo consigliare che porta avanti delle battaglie ad avere anche un consenso delle persone e un sostegno vero da parte della gente. Questo talvolta è stato un po' debole e qui dobbiamo rafforzare la nostra azione. Cioè, il gruppo consigliare va sostenuto nelle sue battaglie con la gente che lo sostiene, che altrimenti sono battaglie solitarie che rischiano di non arrivare a destinazione proprio perché ti manca quel supporto che è necessario. Però tu me li insegni, la segreteria ha un ruolo di regia molto importante. La segreteria ha un ruolo di abbastanza importante. Io ho una visione, io non ho una visione personalistica del segretario del partito. Non alludevo io a questo. No, io ho una visione di tipo diverso, nel senso che penso che il partito debba avere un collettivo che dirige le operazioni e che quindi dà quelle indicazioni che tu dicevi e riesce anche a produrre quelle sollecitazioni utili a sostenere con forza il lavoro politico. In sostanza, se vogliamo così scomodare la metafora calcistica, il Maradona serve, però bravissimo. È soprattutto importante il bravissimo, gioco di squadra. Bravissimo. Maradona da solo, come tu mi insegni, non potrebbe mai vincere una partita. No. Non solo, ma anche una squadra che si presenta in campo divisa al suo interno non potrà mai vincere una partita. Non c'è dubbio. Quindi dobbiamo avere una squadra forte, coesa, che sa dove vuole andare, e forse riusciremo a ottenere i risultati che ci poniamo. Senti, nell'interesse delle persone. Uno dei motivi nuovi, importanti, soprattutto per quanto riguarda il PD, alla luce dei recentissimi avvenimenti, è stato l'arrivo di Onda Popolare, cioè di questa azione. Fusione virtuosa o fusione a freddo? Dunque, permettimi questa provocazione. No, io intanto la prima questione è che gli ingressi all'interno del Partito Democratico li accolgo con assoluto favore, voglio dire, quindi da questo punto di vista non c'è proprio discussione. Per quanto riguarda il concetto di fusione, se devo essere sincero fino in fondo, ancora non si è realizzata nemmeno all'interno del Partito Democratico generalmente inteso. Cioè siamo ancora a un livello, secondo me, precedenti alla fusione, che è quello dell'unità tra come dire, sensibilità diverse, così adesso vengono definite, no? Ma il concetto di unità è diverso da quello di fusione, no? Certo. Unità fa una saldatura, ma però le parti che saldi sono riconoscibili e forse non ottieni nemmeno alla fine un prodotto più forte di quello originario. Il concetto di fusione è ben diverso, per cui si disperdono quelle che erano le come dire, in qualche modo, no, le caratteristiche originarie per creare un qualcosa di veramente nuovo. Ma questo ancora non c'è nemmeno a livello nazionale, quindi non pretendo che sia a livello locale. Però l'idea di fondo per me è questa, cioè che si sta tutti dentro nel momento in cui si è fatta questa scelta da parte di Onda Popolare, che io ripeto accolgo con grandissimo favore, ci deve essere, si sta insieme, si sta nella squadra. Si sta nella squadra. Si sta nella squadra. Per tanto tempo. Per come la vedo io, poi ciascuno naturalmente è Partito Democratico, ciascuno si pone come vuole. Non c'è dubbio, però sai, adesso... Però io penso che se vogliamo arrivare a quegli obiettivi che dicevi tu prima, con quella metafora calcistica che è perfetta, dobbiamo avere la squadra.
Senti Piero, tu sai benissimo, per tanti anni si è sempre detto, la città e il porto, addirittura due corpi completamente strani, perché finalmente si parla oggi di sinergia, ma io ancora non vedo proprio questa fusione perfetta. E poi, non è perfetta, ma vedo dei cambiamenti sostanziali. Dei cambiamenti sostanziali, però grazie soprattutto all'avvento di un nuovo presidente di Molo Vespucci, che... Sono totalmente d'accordo. Ecco, questo qui. Totalmente però questa d'accordo. Sinergia... Ancora si deve determinare, ma molto spesso per responsabilità però, come a questo punto prima tu, della città, perché dobbiamo essere capaci anche come noi. Come dicevi tu, finalmente il porto deve diventare il volano della città. Si è sempre detto, ma non è mai avvenuto. Lo deve diventare. E poi il presidente Musolino, io l'ho sentito in Consiglio Comunale, ha detto delle cose insomma, molto importanti che io ho apprezzato e ho condiviso. E mi pare che si stia lavorando nella direzione giusta. Per come la vedo io, il porto ha necessità di rafforzare alcune cose, perché ancora non hanno prodotto quei risultati forti che ci aspettiamo. La prima sul piano del commerciale. Cioè, non è possibile. Civitavecchia, ripeto, è la città, è il porto di Roma, abbiamo un bacino enorme di milioni di persone e le merci non passano da noi. Ma lui l'ha affermato, aver puntato esclusivamente sul croceristico è stato Allora, quello è stato un... Ma si è puntato male sul croceristico. Esatto. Nel senso che anche sul croceristico io avrei da dire delle cose. È vero che qualcosa dà la città, perché è evidente che qualche persona ci lavora. Sì, ma attorno, qualcosa. È qualcosa, infatti. Però non vedo quel ritorno che ci si sarebbe dovuti aspettare. E in termini di occupazione diretta, e qua non ci si pone mai il problema, dell'occupazione diretta sulle navi. Una città che ha perso, secondo me, la caratteristica anche la cultura marinara. Che noi abbiamo, in città lo dico sempre, abbiamo una cultura portuale, ma non abbiamo una cultura marinara. Perché in altre città, la prospettiva dei giovani di andare a navigare è una prospettiva che mettono in conto. Da noi, stranamente, no. Eppure abbiamo il porto croceristico più grande del Mediterraneo. La leadership ormai allora, è sua. L'occupazione diretta. È incredibile che qua noi ospitiamo 20-30 mila persone, che lavorano su quelle navi, e di 20-30 mila persone, cioè una fabbrica di 30 mila persone che sta a Civitavecchia e non ci sono 10 persone nostre che vengono dal territorio, è una cosa incredibile. Un controsenso. Prima questione. Seconda questione, anche per quanto riguarda i prodotti. Ma è possibile che tutte queste navi non possano acquistare prodotti locali? Mi chiedo io. Cioè, noi abbiamo anche dei prodotti enogastronomici nel territorio di interesse, eccetera. Potremmo anche sviluppare, tra l'altro, quella filiera, laddove ci fosse... No? Un interesse. Allora, e questa è un'altra questione. E poi c'è tutta la storia di, vabbè, questa si è detta tante volte, dei tour turistici, eccetera, eccetera. Certo, questo. Da potenziare. Ma secondo me già l'occupazione diretta e l'acquisto di prodotti del territorio potrebbe dare molto in termini occupazionali e di sviluppo. Ma insomma, noi dobbiamo guardare, a mio giudizio, a quello che abbiamo prima di, come si è fatto spesso a Civitavecchia, immaginare fantasiosamente delle soluzioni salvifiche che immediate. Cioè faccio degli esempi, sì, sì. No? Che poi abbiamo vissuto. Che poi sono tutte cose che ti spendi in campagna elettorale per carpire il consenso della gente. E purtroppo noi siamo, siccome abbiamo una città abbastanza depressa da un certo punto di vista, aspettiamo il biglietto della lotteria. Sì. Allora, quando uno ti propone di fare un acquario che deve fare concorrenza a Genova. Ti devi porre il problema anche come cittadino e non devi andare a portare lì il curriculum come ti viene chiesto e come è stato chiesto. La stessa cosa per le terme. Quando si sono inventati che si potevano fare delle terme da 1000 persone occupate. Facciamole le terme a Civitavecchia, ma nelle dimensioni giuste e normali che possono essere fatte in una città come Civitavecchia. Noi invece, inseguendo questi grandi progetti che dovrebbero tout court risolvere i problemi della città, non affrontiamo poi le cose. Allora abbiamo città piena di buche, sporca, degradata,
dove abbiamo l'Italcementi che non si è risolto il problema, le terme che stanno lì e non si sono fatte, caro Piero, la Frasca che sta in uno stato di degrado, vergognoso. Allora facciamo queste cose, una per volta, lavorando su quello che abbiamo. Certo, mica dico che dobbiamo rinunciare anche ai sogni, se ci abbiamo, ma però sappiamo che quelli sono la prospettiva magari alla quale possiamo aspirare. Allora vedi Piero, ma intanto facciamo le cose che possiamo. Da noi doveva arrivare anche Michael Jackson, per cui vabbè, no, ma adesso non la mettiamo così. No. Mi interessa comunque farti questa domanda. Come nuovo segretario del PD, quindi carica molto importante, di un partito importante, naturalmente tu avrai sicuramente un incontro o chiederai, non lo so, anche con il sindaco. In tal caso tu proporrai una mobilitazione generale pacifica per quanto riguarda il discorso della riconversione a gas? Lo faccio già ora, nel senso che per me va fatta una giornata di mobilitazione generale della città sulla questione energetica, che apra un tavolo di confronto a livello di governo con questo obiettivo qui. E con questo obiettivo qui, secondo me, non il sindaco, ma il consiglio comunale. Consiglio. Perché è vero che il sindaco rappresenterebbe tutti, ma è sempre comunque un'espressione di parte. Io credo che il consiglio comunale, che veramente rappresenta tutti, potrebbe all'unanimità, spero, come dire, spingere la città verso una giornata di mobilitazione, chiedere al sindacato ovviamente e alle forze intermedie, ai commercianti, agli artigiani, sociali sono di partecipare, chiudere la città per una giornata e aprire un tavolo di confronto a livello di governo, cioè una vera e propria vertenza, cioè stabilendo che questa, già noi la possiamo considerare, per come la vedo io, un'area di crisi, perché lo starà per diventare un'area di crisi. Perderemo posti di lavoro, noi rischiamo di perdere posti di lavoro. Molto ma se non interveniamo subito, stabilendo che questa è un'area di crisi sotto certi aspetti e depressa dal punto di vista occupazionale e dello sviluppo, noi credo che sbaglieremo e non faremo gli interessi delle persone. Sì, al di là di questo aspetto, tu così, ecco, intraprenderai qualche azione particolare. Cos'è che vedi in questo momento attuale proprio che manca? In che senso? No, al di là dell'occupazione, dei giovani. Ah, tu dici quali sono i problemi, diciamo quelli che vedo come prioritari, più urgenti. Sì. Allora, guarda, a parte la questione occupazionale dello sviluppo che già abbiamo trattato, il degrado. Esatto. Attenzione, il degrado che non è una cosa marginale, perché è legato allo sviluppo. Io vorrei che mi si indicasse una città sviluppata e al tempo stesso degradata. Le due cose non vanno insieme. No, certo. Cioè, una città deve essere gradevole, vivibile, la qualità della vita deve essere alta, i servizi devono funzionare, e quello aiuta lo sviluppo. Quindi io collego molto la questione del degrado, che abbiamo, che è evidentissimo, della debolezza, diciamo, non mancanza, ma debolezza dei nostri servizi, anche con la questione dello sviluppo. Le iniziative imprenditoriali scelgono dove insediarsi anche sulla base di questo. Cioè non vai in una città in cui non sai con certezza se avrai o non avrai l'acqua, non vai in una città in cui vedi che i servizi alle volte zoppicano, non vai in una città che non è gradevole nemmeno dal punto di vista della vivibilità. Scegli piuttosto una città che ha caratteristiche diverse, e quindi noi dovremmo lavorare su questo fronte. Oltre ovviamente a quelli che dicevo prima, di prospettiva, di visione, eccetera, ma ci sono le cose da fare, ci sono problemi da porci in maniera abbastanza immediata, come anche la questione della municipalizzata. Ne vogliamo parlare? Beh sì, ne parliamo, ma letto nel pensiero, perché probabilmente se qualcuno pensa che noi ci eravamo messi d'accordo, invece ci siamo visti dopo un sacco di tempo, e mi fa molto piacere, e siamo veramente tutto quanto. Allora, sulla municipalizzata, ecco, la municipalizzata era la mia domanda di adesso, perché appunto era legata pure al degrado. Allora, noi dobbiamo sapere una cosa, come la vedo senza io... Senza colpevolizzare i lavoratori di CSP. No, ma per carità, perché loro non c'entrano nulla, semmai rischiano di essere le vittime di questa cosa. Volevo specificare. No, sono assolutamente d'accordo, loro rischiano di essere le vittime, e non solo loro. Per come la vedo io, poi posso sbagliare, magari mi si potrà smentire,
però le cose procedono in maniera inesorabile verso la crisi da anni, e prima o poi questi nodi verranno al pettine. E purtroppo rischieranno, io lo dico da qualche anno, per cui non è una novità, rischieranno di riverberarsi anche con i dipendenti comunali. Attenzione, perché quella è una grande casa unica in cui di fatto il proprietario è il comune. Certo. Quindi se ci saranno problemi da una parte, si rischia che quei problemi poi li vivano anche altri. Certo. Allora forse il problema non è semplice, lo so, ma io comincerei a pormelo anche in termini generali, questa cosa, in termini anche nazionali. Perché? Perché non è che siamo solo noi a soffrire per le municipalizzate, questo è un problema abbastanza diffuso, dove tu hai le municipalizzate in house, quindi tutte in casa tua, che non funzionano, che producono nostra, debito, eccetera, eccetera. La nostra. Allora forse sarà il caso che la questione ci si ponga anche a livello nazionale, secondo me favorendo laddove questa cosa sia ritenuta praticabile e come dire, anche vantaggiosa, anche una reinternalizzazione che io non escluderei, francamente. Perché a noi la esternalizzazione è costata molto di più di quanto invece non era quando i servizi li avevamo completamente dentro il comune. Anche perché da tutti gli anni che c'è stata la municipalizzata è stata sempre di fatto pubblica. Cioè è stata una proprietà comunale che ci è costata di più in termini di debiti, eccetera. Non sempre l'efficienza è stata migliore di quella che avevamo quando i servizi erano interni al comune. Forse vale la pena che il governo, perché questa è una cosa che ovviamente è lì che va risolta, si ponga la questione, anche perché non, ripeto, non la viviamo solo noi a Civitavecchia, si ponga il problema di come favorire, laddove lo si ritenga, una reinternalizzazione. Che magari tu c'hai delle città dove c'hai la municipalizzata che funziona bene, perché c'è un'amministrazione che complessivamente funziona bene, e quindi funziona bene anche la pubblica, quindi non hai nessuna esigenza, le cose possono continuare come sempre. Però magari c'hai anche altre realtà come la nostra che potrebbero invece considerare più vantaggioso una reinternalizzazione. Caro segretario, abbiamo così concluso. Così. No, non concluso. No, concluso. No, che il tempo come al solito vola, ma vola soprattutto secondo me quando gli argomenti sono abbastanza interessanti, anzi molto interessanti, e sicuramente questa sera lo sono stati. Mancano 5 minuti. Io mi sono dato così. Gli ultimi 5 minuti mi taccio, è proprio consuetudine, li lascio all'ospite di turno, in questo caso sei tu, neo segretario del PD, quindi te li prendi interamente e ti rivolgi a chi ci segue e soprattutto a chi ci seguirà poi nelle repliche che verranno fatte durante la settimana da questo emittente. Diciamo che mi rivolgo ai cittadini, dicendo che insomma, voglio dire, il Partito Democratico cercherà di rinnovarsi, di entrare di più in rapporto con la gente, con i problemi della gente. Si porrà il problema di come aiutarli a risolvere questi problemi, e quindi invito anche i cittadini, mentre noi dovremo fare un passo verso di loro, anche loro a fare un passo verso di noi, perché siamo a disposizione. Cioè quelle competenze che ciascuno di noi ha maturato, le vuole mettere al servizio delle persone, noi siamo a disposizione, quindi cercateci. Siamo pronti, siamo disponibili, vogliamo essere in campo sulle cose. L'altra questione che mi sentirei di dire, avvicinatevi al Partito Democratico, anche perché il Partito Democratico ha una visione, diciamo, della città che ha bisogno però di essere sostenuta, perché altrimenti con le nostre sole forze probabilmente non ce la faremo. Io da questo punto di vista sono abbastanza fiducioso, penso che dal congresso il partito esca più forte, più unito, più solido e quindi anche più efficace per quelle che saranno le richieste che ci verranno dalla gente.
Ecco, permettimi, Piero, di farti complimenti per l'elezione che tu hai ottenuto. Grazie. Con largo, addirittura con largo consenso, perché il 71%, e di ringraziarti per aver partecipato a questa trasmissione, con la speranza di ritrovarci in un prossimo futuro. E naturalmente ringrazio chi ha avuto la pazienza di seguirci fino a questo momento. A martedì prossimo.